State tutti bene? Oggi eccoci qua per una nuova pillola sulla struttura grammaticale della LIS. La lingua italiana ha una propria struttura grammaticale con all'inizio il soggetto, il verbo e l'oggetto alla fine della frase. Invece in LIS abbiamo il soggetto, l'oggetto e poi il verbo che è sempre posto per ultimo. Vediamo una frase proprio minima, una frase di base. Esempio, in lingua italiana, io vado al cinema. Io vado al cinema. In LIS la struttura, io vi do inizialmente tre segni, il segno di cinema, il segno di io e il segno di andare. Vi ricordate cosa vi ho detto? Che la frase in LIS ha una struttura differente con il soggetto, l'oggetto e il verbo alla fine? Benissimo, adesso chiedo agli interpreti di non tradurre e guardate me. Avete capito? Quindi la struttura era quella della LIS, della frase io vado al cinema. La lingua LIS ha veramente una grande ricchezza di traduzioni e di interpretazioni. Può essere una traduzione di tipo formale, poetica, una traduzione della lirica, il visual vernacular, che sono dei movimenti cinematografici e poetici misti insieme, e che in italiano sarebbe quasi intraducibile. E poi ci sono altri modi artistici, per esempio come quello che abbiamo utilizzato per tradurre la lirica della Turandot. La traduzione era non una traduzione formale, ovviamente. Era una cosa un po' diversa, un po' artistica. Quindi abbiamo dovuto cercare di adattarci anche al testo e alla musica. Per esempio, il testo della Turandot iniziava con l'italiano "Ai tuoi piedi noi ci prostriamo". E quindi con la LIS non c'era una grande attinenza. Quindi la prima cosa era di dire: re di tutto il mondo, tu sei luce, re di tutto il mondo che illumini tutti quanti. Questa era la cosa più importante da trasmettere subito in lingua dei segni. Quindi, grazie alla luce che arriva a tutti noi, noi possiamo prostrarci ai tuoi piedi. Quindi abbiamo dovuto fare un cambio proprio nell'ordine dei segni e quindi non abbiamo seguito l'ordine delle parole. Anche quando parlavamo della bontà, della saggezza tua, per la tua saggezza, per la tua bontà, in lingua dei segni il segno di tuo va messo dopo, per esempio, fratello mio, mamma mia. Quindi c'è sempre un oggetto e il mio, tuo, viene sempre messo dopo. La stessa cosa abbiamo attuato quindi quando abbiamo tradotto il testo biblico della Turandot. Anche per parole tipo 10.000 anni abbiamo cercato di capire che cosa volessero dire questi 10.000 anni, ovvero che il popolo avrebbe adorato questo re per tantissimo tempo, gli augurava una vita infinita. È per questo che abbiamo utilizzato il segno di auguri, 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 proprio per collegarci al ritmo della lirica.